Onorevole, come definirebbe l'azione del ministro Toninelli fino a qui? Lei conosce bene questo ministero. Non definisco l'azione del ministro Toninelli. A me interessa che i territori e l'Italia possa continuare a crescere, e senza le infrastrutture l'Italia non crescerà. Se l'Italia non sta collegata con i grandi corridoi europei, rischia di perdere le sue potenzialità di sviluppo e quindi di creazione di posti di lavoro. L'Italia può essere centrale o marginale, ci hanno detto tutte le associazioni di impresa. Con il corridoio europeo l'Italia diventa centrale. Si parla di 5 miliardi di appalti pronti a partire e che adesso sono già in ritardo, si stanno perdendo mesi preziosi, si parla quindi di lavoro. Si parla rispetto a una prospettiva di un'opera che, ripeto, è strategica per vari motivi, ma soprattutto le imprese e i sindacati sottolineano il fatto che il territorio vuole decidere, vuole essere coinvolto, non può essere tagliato fuori. Con l'esperienza dell'osservatorio abbiamo già revisionato i costi delle linee di adduzione da 4 miliardi a 1 miliardo e 9, ma perché è stato fatto un lavoro insieme ai sindaci, alle associazioni, insieme alle persone che vivono quotidianamente il territorio. È stato fatto il punto anche sul metodo che è stato usato. Io ho molto apprezzato il fatto che tutte le associazioni, tutti i sindacati abbiano apprezzato il metodo dell'osservatorio come modo per condividere un'opera, per migliorarla. Quindi questo metodo condiviso e discusso, poi qualcuno ovviamente può essere o non essere d'accordo, però questo metodo ha un grande valore ed è stato sottolineato dalle associazioni che è molto negativo il fatto che sia passati da un metodo di valorizzazione del lavoro dell'osservatorio a un metodo in cui quattro esperti in una stanza decideranno il futuro di un'intera regione.